Ed eccoci qua, bentornati a Rush Hour. Andiamo a vedere subito la performance dei mercati europei. Il DAX di Francoforte cede il 2,29%, il CAC l'1,63%, il FTSE MIB meno 1,91%. Come stavamo dicendo proprio prima di andare in pausa pubblicitaria, il comparto bancario oggi in forte sofferenza, in particolar modo Unicredit ed Intesa San Paolo che cedono più del 2%, Mediobanca anche più del 2%. C'è un punto verde ed è Saipem che fa parte ovviamente del comparto energetico più 2,11%, Tenaris invece sotto la parità insieme a Telecom meno 0,38%. Per quanto riguarda anche i semiconduttori, almeno a Piazza Affari, l'STM cede il 4%, più del 4% insieme al comparto Luxury Moncler meno 2,74%. Andiamo a vedere anche Atlantia meno 3,33%, Nexi 3,19%. Insomma, stiamo assistendo un proprio sell-off A2A meno 1,14%. Andiamo a vedere anche il mercato obbligazionario, abbastanza stabile in questo momento. Il decennale italiano rende lo 0,63%, lo spread tra il BTP e Bund a quota 118 punti base, e Wall Street ha aperto proprio mezz'ora fa con vendite piuttosto significative sull'S&P 500, l'1,37 sotto la parità. Dow perde quasi 450 punti, il Nasdaq meno 2,12%, nonostante è come dire, una trimestrale piuttosto positiva per quanto concerne i titoli che fanno parte del Nasdaq. Noi torniamo un attimo in Italia, parliamo della crisi di governo dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Si è aperta ufficialmente la crisi di governo nel pomeriggio. Hanno iniziato le consultazioni al Quirinale che si concluderanno entro venerdì alle 17. La prima a salire al colle sarà la Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Alle 18 sarà la volta del Presidente della Camera Roberto Fico. È ufficiale però il nuovo gruppo di responsabili al Senato pro Conte è nato. Lo riferiscono all'ADN Cronos fonti parlamentari della maggioranza. Sono 10 componenti e si chiama Europeisti e Centro Democratico. Tra i costruttori spiega chi ha lavorato alla costituzione della nuova formazione. Manca l'ex azzurra Sandra Lonardo a consegnare stamattina prima delle 9 tutta la modulistica con relative firme degli aderenti. Sono stati gli ex azzurri Maria Rosaria Rossi e Andrea Causin e Raffaella Fantetti della componente MAIE Italia 23. Intanto questi sono gli ultimi aggiornamenti di ANSA. Bellanova dice non c'è solo Conte al Senato, ovviamente come stavo dicendo nascono gli europeisti, ma dice Bellanova noi non poniamo veti su Conte e non subiamo veti da nessuno, ma sicuramente non c'è solo Giuseppe Conte. Quindi queste sono le parole della ex ministra. Intanto siamo in compagnia di Filippo Ramini di Giotto Cellino Sim. Buon pomeriggio Filippo, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, dopo questo breve aggiornamento per quanto concerne la situazione politica italiana, vorrei appunto chiederti se sei sorpreso in qualche modo della reazione del mercato che in questo momento è praticamente non esistente. Beh, direi che il mercato si sta muovendo per faccende esterne alla situazione italiana, basta guardare il nostro mercato è allineato principalmente a tutti gli altri indici europei, a conferma che la situazione italiana viene vista, viene vista in fase di soluzione in una maniera o nell'altra, con Conte o senza Conte. D'altronde non conviene a nessuno pensare di andare ad elezioni, sia perché nessuno ha interesse, sia perché in questo momento la pandemia lo sconsiglia. Peraltro ricordo che quest'anno ci sono elezioni importanti sia a Roma che a Milano, e quindi chi dice che non è possibile andare a votare sbaglia, perché ci sono elezioni comunali che sono estremamente importanti e anche in altre città. E comunque, generalmente, data la situazione, direi che andare in elezione per trovarsi poi in una situazione nuovamente di caos conviene a nessuno, non conviene a nessuno, anche perché si perderebbero solamente un paio di mesi.
Ecco, partiamo velocemente questa volta con un unico punto verde per quanto concerne il paniere principale di Piazza Affari ed Saipem in rialzo dell'1,64%. Che cosa ci suggerisce il grafico a tuo avviso? Beh, Saipem aveva perso molto nei giorni scorsi. Il fatto che sia riuscita a tenere, a mio avviso, il portatissimo supporto di quota 2 è un segnale chiaro di rialzo. Io, come sapete, l'ho sempre detto, Saipem per me è un titolo che potrà performare molto bene quest'anno. Il motivo è molto semplice: se uno vedesse il grafico mensile, vede che c'è una figura di inversione a candela, un Morningstar in particolare, che evidenzia come il titolo abbia fatto il minimo dopo una discesa senza fine e da là abbia delle potenzialità di crescita. Siamo arrivati a 2,50 la settimana scorsa e penso che ho superato anche quello e potremo vedere l'area 3, anche perché poi i barometri, al di là delle oscillazioni del mercato, stiamo vedendo oggi un po' di debolezza, ma Wall Street era salita molto tempo e l'Europa in ogni caso era parecchio tempo che non riusciva a dare un seguito al movimento visto all'inizio anno, e ovviamente con il discorso dei vaccini, che il rallentamento della campagna vaccinale in seguito al rallentamento della distribuzione, forse eravamo stati troppo ottimisti sulla capacità di risolvere, tra parentesi, a breve questa situazione, e invece i tempi purtroppo saranno maggiormente lunghi. Comunque dicevo che i termometri da guardare per capire se le cose vanno bene o male sono, per l'appunto, sia il cambio euro-dollaro, finché rimane sopra 1,20,50, a mio avviso 1,20 può continuare a salire, e anche per l'appunto il petrolio, che finché il WTI rimane sopra i 47-48 dollari, al di là di alcune correzioni nel breve, può anch'esso salire in area 60. Ed è un po' il motivo per cui io penso che i titoli petroliferi, in ogni caso, abbiano ancora delle potenzialità di fare bene. Assolutamente sì, intanto alle 14:30 vedremo i dati macro che arrivano dagli Stati Uniti. Volevo appunto sapere anche come mai questo prezzo sostenuto tra i 52, insomma 53-54 dollari per barile del petrolio, scusate, visto appunto vista la situazione in Europa a livello di Covid, soprattutto adesso ci sono tensioni per quanto concerne il processo vaccinale in primis tra l'Unione Europea ed AstraZeneca, tensioni che sicuramente non ci volevano, però evidentemente è difficile per le case farmaceutiche a consegnare tutti questi numeri che hanno promesso in precedenza. Però quando hanno firmato il contratto, queste cose qua avrebbero dovuto per l'appunto saperle. Non è che firma un Assolutamente sì. contratto con tot, consegnando tot roba, e dopodiché dice: scusate, mi sono sbagliato, te la consegnerò invece di oggi, come da contratto, te la consegno fra 15 giorni. Quindi c'è Concordo. qualcosa che chiaramente non ha funzionato, e qua è anche un modo molto interessante per capire quanta forza avrà l'Europa come entità nel suo intero per imporsi in una situazione di questo genere, perché Andreotti lo diceva: pensare male fa peccato, spesso si indovina. È chiaro che potrebbe esserci anche molti casi, soprattutto per quello che riguarda la Pfizer, di vaccini che sono andati poi a società, a paesi che pagano di più, alla faccia di una idea che era stata venduta, che il vaccino sarebbe stato assolutamente disponibile a tutti. Non è così, e quindi questa situazione automaticamente, ripeto, va a complicare, ma nel caso, per esempio, avevamo mercati che erano saliti moltissimo nel mese di novembre, e ricordo peraltro che il DAX era salito sui massimi assoluti, facendo tra parentesi il paio con l'S&P 500. Il petrolio invece non si muove, d'altronde abbiamo visto anche l'anno scorso che alcune delle valutazioni siano molto, molto erratiche. Sicuramente c'è un discorso speculativo, sicuramente c'è un discorso legato ai tagli della produzione, però se guardiamo soprattutto in America, sono tante le società che non giustificano la quotazione, in particolare tutto quello che riguarda il listino tecnologico, e se vogliamo anche la storia odierna, che è per l'appunto quella di GameStop. Sì, tra poco sicuramente sentiremo il tuo parere per quanto riguarda GameStop. Hai sottolineato che i titoli come per esempio Pfizer, AstraZeneca e tantissimi altri titoli legati al vaccino sono stati ipercomprati da inizio, anzi dal secondo trimestre del 2020, quando già iniziava ecco, la corsa per il vaccino. Potrebbe esserci l'effetto opposto adesso, visto che è difficile sia per Pfizer che AstraZeneca di rispettare i contratti, come dicevi appunto te, è un punto abbastanza inaccettabile.
Beh, più che le grandi società sono state comprate tantissimo le small cap, da Moderna, che poi ovviamente era più piccola, Novavax, quelle hanno fatto delle performance incredibili, mentre le performance dei titoli farmaceutici per eccellenza sono state decisamente più modeste. E questa conferma un po' quella che è stata, è quello che stiamo vedendo anche tuttora, l'interesse dei piccoli investitori per le società molto piccole che hanno fatto delle performance strabilianti. Tra parentesi, vedevo un report di Goldman Sachs o JP Morgan, adesso non mi ricordo bene, che faceva vedere come le società all'interno del Nasdaq che presentano bilanci in perdita, quindi sono società che al momento perdono soldi, quest'anno nel 2020 hanno fatto un rialzo del 300%. È vero che quindi non si compra più la valutazione della società, ma si compra il futuro, la speranza e si compra anche la paura di perdersi un buon rialzo. Intanto lo vediamo bene sul mercato americano, i piccoli risparmiatori retail con in mano una grande liquidità e grazie a siti come Robinhood e altri, automaticamente stanno prendendo in scacco i grandi fondi hedge fund e comprando quando questi iniziano a vendere le azioni e ogni minima correzione appunto sul punto del mercato tecnologico viene comprato. Ecco, intanto ci chiedono velocemente anche un parere per quanto concerne il titolo Telecom Italia che oggi cede mezzo punto percentuale. Quale sarebbe il prezzo d'entrata? Il prezzo d'entrata Telecom Italia non si compra finché non sale sopra 0,41. Sopra 0,41 automaticamente vorrei vedere un completo cambiamento di scenario di una tendenza ribassista che ormai dura da 4-5 anni, da moltissimo tempo. Il problema è che all'interno di questa rivoluzione tecnologica Telecom Italia non ne fa parte, per il semplice motivo che di tecnologico ha abbastanza poco, di innovativo abbastanza poco. È una società che oltre a essere oberata di debiti e ovviamente anche di personale, non fa di innovativo a poco e non fa altro che fare un trasporto di dati. Come nel caso di Atlantia, anche qua la soppopera di una possibile confusione con Open Fiber va avanti da moltissimo tempo, e questo potrebbe eventualmente dare un po' di slancio al titolo. Però ripeto, finché sopra 0,41 ci ha provato tantissime volte ad andarci, non ci va, e quindi sopra 0,41 inizia a essere interessante, e anche su prezzi più bassi, ricordiamo che dei minimi a 0,32, a mio avviso andrei a orientarmi su cose maggiormente interessanti. Ecco, quali sono le cose a tuo avviso maggiormente interessanti? Beh, la tecnologia rimane molto interessante E come e di mai questo conseguenza. selling di STM che cedeva proprio poco fa, poco più del 4%, adesso meno 3,40%? Sì, beh, STM uno va a vederla, vede che 34,50 non è riuscito a superarla, ha fatto un massimo a 35 ma è tornato indietro. La conferma che non è il settore tecnologico in generale, in particolare quello legato ai semiconduttori, che trascina il Nasdaq, ma ripeto, altri fattori legati a titoli se vogliamo più piccoli. Cos'è c'è da comprare? Beh, sicuramente il problema è che tutto è molto caro in questo momento, quindi chi compra adesso automaticamente dovrebbe pensare di farlo o con un piano di accumulo o per l'appunto sapendo che di guardare a un medio-lungo periodo, quindi a qualche anno. Le cose in cui puntiamo sicuramente sono legate ai semiconduttori, quindi STM sui 30. Sotto i 30, sui 29-30 potrebbe essere estremamente interessante. Puntiamo ancora sul discorso della clean energy, col discorso di Biden, che probabilmente l'amministrazione Biden punterà molto, anche se c'è da dire che, tanto per dare un'idea, l'ETF sulla clean energy penso che sia salito del 70% negli ultimi 3-4 mesi. E poi ovviamente anche il discorso delle infrastrutture. Questi sono, a mio avviso, i temi per quest'anno. In questo contesto rimane da verificare e aggiungerei, se vogliamo, anche il petrolio, che ne parlavo in precedente, i titoli petroliferi che più che altro sono stati fortemente penalizzati nel 2020, quindi hanno margini di crescita. E nel nostro contesto rimane da capire invece il settore bancario, con titoli con tassi bassi, con un aumento sicuramente delle sofferenze legato al fallimento di società a cui le banche hanno prestato soldi, sta di capire come potranno rialzarsi. E dico questo perché fondamentalmente il FTSE MIB è gran parte, almeno il 30%, formato da titoli del settore bancario e assicurativi. Quindi se non si muovono questi, automaticamente si fa fatica a capire come il FTSE
FTSE MIB possa salire, anche perché avevo analizzato un grafico e vedevo che l'andamento dello STAR, del titolo media piccola capitalizzazione, ha avuto un andamento identico all'andamento del Nasdaq, soprattutto negli ultimi 3-4 mesi. La conferma che c'è tecnologia italiana è molto interessante, sono titoli innovativi, purtroppo sono titoli innovativi di media piccola capitalizzazione che sono poco noti, se vogliamo, in più. Allora, intanto Alberto chiede, cioè è corretto affermare che i titoli meglio impostati da inizio anno sono STM ed A2A? Poi tra l'altro ricordo che settimana scorsa, tutta la settimana, l'A2A era proprio in rally mode. Subito dopo la presentazione del nuovo piano industriale, bisogna aggiungere, anche molto ambizioso. Sì, A2A, io parlo da un punto di vista tecnico, ha provato a rompere un trading range che ormai dura da oltre un anno col superamento di quest'area 1,40. Non ce l'ha fatta e si è riportato all'interno di questo range, quindi è vero che ha fatto molto bene, come ha fatto molto bene gli utilities nel 2020, sono i titoli che hanno trainato il mercato. E più che di A2A, devo dire la verità, che su tra gli utilities a me piace più Enel, che ha dei margini, anche Enel ha fatto dei massimi assoluti in questo caso quasi a 9, poi è tornato indietro, però proprio la sua disposizione, la sua nuova piano green la rende maggiormente attraente. Per A2A, ripeto, bisogna capire, vedere la chiusa del mese, quindi da questa settimana sarà molto interessante, perché un superamento di A2A vorrebbe dire che dà un movimento di forza, altrimenti c'è il rischio che torni indietro. Chi è andato bene e continua ad andare bene, a mio avviso, Finecon, che qua sui massimi, però rappresenta una cosa innovativa, e poi un titolo che va sempre bene perché piace molto ai millennials, è Moncler, da acquistare sugli storni, io lo vedo in area intorno ai 45, 44, 45, che è un target a 60. Ecco, invece spostiamoci subito a Wall Street, perché oggi stiamo vedendo una situazione piuttosto rossa anche per l'S&P 500, ma soprattutto per il Dow, che oggi sarebbe forse la terza giornata consecutiva di ribassi, in questo momento quasi di 400 punti. Come mai secondo te si basa, pesa Boeing per quanto concerne il Dow, o ci sono altri motivi dietro questo sell-off anche a Wall Street? Ci sono una serie di motivi. Il primo è, da un punto di vista tecnico, uno a vedersi il grafico, si congiunge tutti gli ultimi massimi con una trend line, lo trovate bene se andate sul mio blog, e vedete che ha preso 31.200, era una resistenza molto molto forte. L'ha sentita e da là non è riuscito a superarla, per l'appunto arrivando in una fase di ipercomprato. Il secondo motivo è legato al fatto che la pandemia continua a essere importante anche negli Stati Uniti. La campagna vaccinale ovviamente si è rallentata, nonostante la produzione di Pfizer abbia 3 stabilimenti in America. Il piano di Biden di 100 milioni di vaccinati in 100 giorni mi pare estremamente ambizioso, quindi in questo punto, nell'ultimo periodo, si preferisce guardare le tecnologie della serie sto a casa, quindi quelle maggiormente legate alla tecnologia. Infatti abbiamo visto il Nasdaq fare dei massimi assoluti negli ultimi giorni. E quindi tutte queste situazioni qua invogliavano delle prese di profitto. Rimane da capire, e lo vedremo già nella giornata odierna, se queste correzioni sono a sé stanti, nel senso che tutte le volte che il mercato ha provato a correggere è durato un giorno e poi immediatamente gli investitori sono entrati a sostenere il mercato. Anche il Nasdaq, lo vedevo bello in difficoltà, meno 1,60, meno 70, siamo già a meno 0,84. Quindi al momento il mercato rimane molto forte, anche perché in mancanza di alternative. Per quello che riguarda il Dow Jones, capiremo se questo supporto 30.500, oggi ha provato a violarlo, ha fatto 30.350, vedo, ma adesso è già al di sopra, tiene o meno per la fine del mese, fine settimana. Se lo perdesse, vedremo delle correzioni che starebbero nell'ordine delle cose, per ritorni almeno a 30.000, e anche l'S&P 500 potremmo vederlo tranquillamente a 3.700. Ecco, ti chiedo ultimissima domanda prima di andare in pausa pubblicitaria, il tuo parere su ovviamente il titolo più chiacchierato, di cui ne abbiamo parlato ovviamente più volte, GameStop, che in questo momento è tuttora in rialzo del 90%, prezza poco più di 275 dollari per azione, però abbiamo visto comunque in apertura di Wall Street che era sopra i 300 dollari. Che cosa sta dietro questo rally esplosivo, soprattutto negli ultimi 3 mesi, ma anche negli ultimi 2-3 giorni?
Sta dietro, ci sta una componente più da gioco d'azzardo che da valutazione. E questo c'è un'euforia pazzesca perché la Fed fondamentalmente permette agli investitori di fare, ha creato una sorta di bolla, una liquidità presente, quindi consente agli investitori di fare soldi facili senza alcun problema. Il fatto che solamente la dichiarazione di Elon Musk abbiano automaticamente, che ormai visto il guru come anzi re Mida, tutto quello che tocca diventa d'oro, l'abbia nominato in un suo tweet, senza peraltro aggiungere nient'altro, automaticamente ha spinto i titoli al rialzo. Quindi c'è una fortissima componente speculativa di tutti i trader che si buttano dentro, ripeto, perché un'occasione così di fare soldi facili in poco tempo non c'è mai stata, e tra parentesi c'è anche la paura di perdersi un'occasione di questo genere. Il problema è che poi il mercato, quando il mercato, e qua il cambiamento anche del trading attraverso i social media sarebbe un argomento di dibattito molto interessante. Il problema è che quando il mercato inizia a essere in mano ai piccoli investitori, inizia a essere estremamente pericoloso. Intanto rispondiamo ad una domanda di Marziano da Bologna, un parere su Ferrari, ma intanto vediamo che anche Stellantis rallenta questa performance iniziale, se possiamo chiamarla stellare, con gioco di parole, però fermiamoci su Ferrari. Sì, Ferrari da guardare per questo supporto che ha testato a 170 è un livello molto importante perché da un punto di vista grafico sembra quasi una formazione di un test a spalle che potrebbe portare il titolo anche a 150. Quindi questo supporto 170 deve essere mantenuto per forza di cose se si vuole vedere il titolo a rialzo. Quindi è la classica situazione di indecisione. Per quello che riguarda invece Stellantis, anche qua la correzione, il titolo guardavo da 5 che era marzo, è salito a 14,50 e anche qua il supporto da guardare con grande attenzione è rappresentato da 12,50 e da là in poi oggi l'ha testato, fa 12,34, adesso è intorno ai 12,50, capire se terrà questo livello durante la settimana e questo serve anche a capire se il mercato vorrà fare una correzione più marcata settimana prossima, con inizio di febbraio, oppure la correzione è già finita qua e potremo riprendere al rialzo. Quindi è da capire un po' questa situazione e aspetterei un attimino prima di mettermi nuovamente a buttarmi sul mercato. Grazie mille a Filippo Ramini, Giotto Cellino Sim, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. A voi, alla prossima, buona giornata. Buona giornata. Noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi segue Closing Bell Le Fonti. A tra poco.